È Cristian Sbaraglia ad aggiudicarsi in volata la decima tappa della Vuelta a Spagna 2015, battendo John Degenkolb. Il 25enne della MTN Quebec ha colto la prima vittoria in un grande giro, seconda in carriera dopo il successo nella prima tappa del Giro di Corea nel 2013. Ed è anche la prima vittoria italiana in questa Vuelta. Nello sprint, Sbaragli, a 50 metri, ha saltato la ruota di Tosh van der Sande e ha preceduto tutti. Sulla sinistra ha provato a rinvenire il tedesco della Giant Alpecin, ma non c'è stato nulla da fare. Terzo, lo spagnolo Rojas. Sesto, Matteo Montaguti. Decimo, Valerio Conti. In classifica generale, Tom Dumoulin mantiene la maglia rossa.